Marcello Trotta, qual è il segreto di entrare dopo 2 minuti e segnare un gol e poi farne un altro a partita quasi chiusa? Ma quello sicuramente di entrare concentrati e voler fare bene, poi c'erano molti spazi aperti, comunque loro volevano recuperare, però siamo stati bravi a chiuderla, diciamo. Segnale che insomma la panchina non ti pesa affatto, è un fatto normale, ci può stare nel calcio che un attaccante, un calciatore siete in panchina, però ecco, non ti pesa affatto giudicando i risultati. No, alla fine ci sta pure che comunque oggi ne ho giocate tutte fino a martedì, poi Ciccio e Muguro hanno fatto bene, era giusto, credo che giocavano loro, anche se ci rimango male, però alla fine è importante farsi trovare pronti. Veniamo un po' ai numeri, l'Avellino segna tantissimo, con il Brescia 3 gol, con l'Ascoli 3 gol, anche oggi 3 gol, insomma la regola del 3 è una squadra che attacca bene, segna, difende anche bene, insomma tutto gira per il verso giusto. Sì, dai, finalmente sta girando bene, ma comunque noi creavamo molto anche prima, solo che finalmente stanno, ogni palla che arriva diciamo è quasi un gol, è importante anche non prenderli. Le dediche particolari le abbiamo viste da festeggiare sotto i tifosi biancoverdi, no? Eri contentissimo. Sì, no, sicuramente, ma alla mia famiglia, ma anche a questi tifosi che non ci hanno mai lasciato, diciamo, anche in momenti peggiori. Senti, dove può arrivare questo Avellino ora che si è ripreso? Chiaramente punta alle zone che gli competono con tanti calciatori ritrovati, no? Ma sì, sappiamo che abbiamo qualità, però dobbiamo pensare di gara in gara e vedremo alla fine. No, sono contento di come sono entrato, poi è arrivato subito il gol che sicuramente d'aiuto. Alla fine era importante vincere anche questa partita per trovare ancora di più la continuità. 3-0, insomma un bel risultato che fa piacere a tutti. Cosa è cambiato tra voi quando ne parlate adesso che siete andati agli spogliatoi? Cosa vi dite rispetto ai momenti bui di questo inizio stagione? Ma come ho detto prima, inizia a girare bene finalmente, perché creavamo anche tanto prima, però sembrava che non voleva entrare. Invece adesso abbiamo 4-5 occasioni, 2-3 vanno dentro e questo credo fa una grande differenza. Hai fatto un po' di anticamera, diciamo così, qualche partita sei rimasto un po' ai margini della formazione titolare, adesso infortunio di Tavano, mi sa che tocca a te dall'inizio. No, ma è importante essere tutti al top e a volte ci sta che uno può girare, perché chi è più in forma gioca alla fine, ma alla fine bisogna stare sempre sul pezzo e sfruttare ognuno la propria opportunità.